La Worldwide Developer Conference 2024 di Apple è stato innegabilmente un evento pieno di annunci importanti. Ovviamente abbiamo visto tutte le nuove versioni dei sistemi operativi e quindi iOS e iPadOS 18, macOS 15, le nuove versioni di tvOS, watchOS e di visionOS, il sistema operativo per il visore Vision Pro che però in Italia ancora non c'è. La parte finale del keynote è stata quella che ha avuto maggiore eco mediatica perché Apple ha annunciato la sua versione dell'intelligenza artificiale, si chiama Apple Intelligence. È un approccio ovviamente in pieno stile Apple a questo tema tecnologico che sta inevitabilmente dominando il dibattito. Ne parleremo tra un po'. Vediamo però adesso quali sono le novità che interessano probabilmente il maggior numero di utenti Apple nel mondo, ovvero le novità di iOS 18. Abbiamo scaricato la beta ed ecco com'è. Ci sono delle novità estetiche, è possibile adesso completamente personalizzare la schermata home dell'iPhone muovendo le icone e le cartelle ovunque si voglia, si desideri sulla griglia invisibile dello schermo. È possibile modificare anche i colori delle icone attivando un dark mode specifico oppure addirittura rendendole tutte monocromatiche, che si desideri il bianco e nero oppure un'altra tonalità di colore. Insomma, c'è uno slider con cui regolare l'intensità e appunto la tonalità da dare alle icone. I maggiori cambiamenti funzionali insieme estetici sono stati riservati al centro di controllo, al control center, che è quel sottomenu che si raggiunge con uno swipe dall'alto. Ecco, adesso il control center, che fino a iOS 17 era piuttosto rigido nelle possibilità di personalizzazione, è completamente modificabile sia per quello che riguarda il contenuto di questo sottomenu di comandi rapidi, ma anche la dimensione dei widget, perché effettivamente poi i controlli disponibili dentro questo sottomenu sono dei veri e propri widget. Le ulteriori possibilità di personalizzazione arrivano anche sulla schermata home con le sue due icone che fino a iOS 17 erano fisse bloccate, ovvero la torcia e la macchina fotografica. Ecco, adesso a queste due icone disponibili immediatamente dopo l'attivazione del telefono è possibile assegnare qualsiasi funzione. Vuol dire che utilizzare il telefono in rapidità sarà più semplice. iOS 18 in realtà porta diverse novità dal punto di vista proprio del funzionamento del sistema. Chiaramente ci sono delle novità che vanno oltre la semplice apparenza e usabilità di primo livello. Ad esempio l'app delle foto è stata completamente rivoluzionata e resa molto più fruibile dal punto di vista dell'interfaccia. Stesso discorso per mail, la posta elettronica dell'iPhone adesso acquisisce una catalogazione intelligente della posta in arrivo. Una funzione nuova che ci ha molto colpito è la possibilità di nascondere completamente un'applicazione. Lo si fa attraverso un blocco di questa app specifica attraverso il Face ID l'app nascosta finirà poi in un cassetto in fondo al gestore di tutte le applicazioni e per sbloccarla effettivamente e vedere che app è bisognerà che l'utente acceda a questa casella nascosta con i dati biometrici. Sempre parlando di sicurezza e privacy, una delle caratteristiche più importanti di questo iOS 18 è sicuramente il nuovo gestore di password, che incorpora tutti gli elementi che finora ha avuto la gestione delle password su iOS e li porta dentro una vera e propria applicazione strutturata per garantire un ulteriore livello di blindatura alle proprie chiavi d'accesso. Questo, insomma, in grandi linee è iOS 18. L'highlight dello show, comunque, come tutti sappiamo a questo punto, è Apple Intelligence, intelligenza artificiale di Apple. Ovviamente il titolo che hanno fatto tutti i giornali del mondo è quello sull'accordo con OpenAI, ovvero l'azienda dietro ChatGPT. In realtà Apple Intelligence è qualcosa di molto più profondamente legato alla filosofia dell'azienda della mela rispetto agli accordi che comunque non poteva non esserci in questo mondo così complesso e articolato dell'intelligenza artificiale. Uno dei focus storici dell'azienda di Cupertino è la privacy e la sicurezza, come abbiamo già detto, e anche in questo caso dell'intelligenza artificiale questo asset viene di nuovo messo in evidenza. Gran parte delle attività di intelligenza artificiale vengono svolte direttamente on device, ovvero non ci sarà bisogno per gli iPhone, i Mac, gli iPad che supporteranno questa intelligenza di Apple di collegarsi a dei server esterni. Questo in gran parte dei casi. Quando questo dovrà avvenire, avverrà in un modo che finora rappresenta un unicum sul mercato, ovvero attraverso quello che Apple chiama il Private Cloud Compute. In sostanza si tratta di una infrastruttura di rete basata sulla blockchain, ovvero un protocollo di sicurezza estremamente avanzato, lo stesso alla base del Bitcoin e delle criptovalute, che gira su Apple Silicon, quindi un'architettura completamente proprietaria. Tutto quello che arriverà su questo per essere elaborato durante la generazione dei contenuti richiesti all'utente non verrà salvato, non verrà tracciato, insomma sostanzialmente è un approccio chiuso e nelle intenzioni dell'azienda completamente sicuro per quello che riguarda gli input degli utenti che andranno in rete.
Questa componente in più della possibilità generativa dell'intelligenza artificiale ovviamente ha bisogno di una potenza ulteriore che ovviamente i dispositivi personali non possono avere. Cambia anche l'approccio di visione all'intelligenza artificiale. Quello che ha illustrato Apple sul palco del keynote è un approccio che viene definito come basato su un contesto, ovvero l'IA di Apple lavora nel contesto in cui l'utente si trova ad agire per fornire appunto risposte e interventi e aiuti contestualizzati a quelle che sono le attività che in quel momento vengono svolte. Resta da vedere come funziona, lo vedremo quando verrà rilasciata. Non accadrà prima dell'autunno e le prime versioni saranno ovviamente in inglese, quindi la versione italiana arriverà in un secondo momento. L'innesto con ChatGPT aiuterà Siri, ovvero l'assistente virtuale di Apple, a fornire risposte più elaborate, ma non sarà l'unico Large Language Module con cui Siri potrà interagire. Ne arriveranno di altri, probabilmente arriverà anche Gemini di Google. Insomma, il sistema di Apple Intelligence sarà aperto ad altre librerie che potranno espandere nelle funzionalità. Tutto questo insomma fa parte di una rivoluzione in corso nell'ambito della tecnologia personale, che è difficile pensare che non porterà ad un'altra era del digitale. Vedremo in questo scenario quali saranno gli effettivi risultati della tecnologia di Apple, mentre gli avversari insomma non stanno a guardare, perché sia Google che Samsung che i grandi nomi della tecnologia mondiale sono già sul mercato con le loro tecnologie di intelligenza artificiale.